Daniele è poeta e scrittore e lo scorso anno ha pubblicato questo suo primo romanzo intitolato La casa degli sguardi presso Mondadori e dopo il successo di questo primo romanzo ne è uscito un secondo intitolato Tutto chiede salvezza e proprio a partire dal titolo di questo suo secondo romanzo vorrei proprio chiedere a Daniele, oggi c'è il coronavirus. Allora uno potrebbe pensare che la salvezza oggi passa dalla guarigione, comunque dal poter sconfiggere il coronavirus, dal non doversi ammalare di questo. C'è quindi una salvezza che, come appunto anche nella lingua latina, la parola salus, in realtà non vuol dire salute, ma salvezza. Ecco, volevo chiederti, cioè, che cosa è per te, non solo in questo romanzo, ma in tutto questa salvezza di cui tu parli in questo tuo secondo romanzo. Il momento è quanto mai adatto a parlare di questo tema, perché c'è una salvezza che è quella che a me sta a cuore e che passa ovviamente anche attraverso la guarigione dei corpi nel momento in cui sono esposti, come appunto in questo momento, a un nemico invisibile, al tempo stesso molto temibile. Ma poi c'è una salvezza più grande, che è quella che riguarda quello che siamo veramente nel profondo, quello che siamo oltre la nostra scorza visibile, mi verrebbe da dire. E quindi, appunto, come dicevi tu, una salvezza che è guarigione eterna, in qualche modo, che è guarigione oltre il corpo, oltre il limite dei nostri corpi, limite che appunto in questi giorni viene messo a dura prova. Viviamo una cosa che a me dà molto fastidio, è vivere e vivere la malattia, farne una questione generazionale, come se avere 70 anni e morire a 70 anni sia, come dire, meno doloroso che morire più giovani. Magari è un po' più naturale, perché i dati dicono questo, ma resta comunque, per ritornare al tema, una salute, una guarigione che non significa salvezza, che non significa appunto stare dentro noi stessi oltre il tempo in qualche modo. Ed è questa la spinta che anima il protagonista del secondo romanzo, ma in realtà è la stessa la spinta, è la medesima che animava il protagonista del primo romanzo, e quindi questa consapevolezza che esista dentro la parola salvezza un termine e un orizzonte che è molto più ampio dei nostri corpi e dei nostri limiti. E il protagonista in questi due libri in realtà appunto cerca una salvezza che sia per sempre, ed è pronto per sfidare, per cercare questa salvezza, non porre limiti alla sua esistenza, e quindi anche a cercare questa salvezza nei luoghi e della mente e del mondo, nei luoghi in cui di solito e si è portati a non cercare risposte in quei luoghi, luoghi che di solito battezziamo come luoghi di malattia, di cura, ma che sono, esattamente come sta accadendo in questi giorni, luoghi limite in cui in realtà l'uomo ha il coraggio di domandarsi cosa che starà succedendo in tantissimi ospedali del nord, della Lombardia, ma in qualsiasi posto d'Italia in queste ore. E gli ospedali in questo momento sono dei centri in cui la salvezza del corpo si sta sperimentando, in tanti stanno sperimentando che la salvezza del corpo non è quella che ci basta, ci serve qualche altra cosa che vada oltre. Ed è proprio questo che cerca l'uomo. Daniele, vorrei chiederti anche quest'altra cosa. Tu hai parlato appunto di ospedali, quindi anche di malattia, di dolore. Che cosa potresti dire a chi ha letto il tuo primo romanzo e vorrebbe leggere il secondo, o chi non ha letto nel primo né nel secondo, a questo proposito? Perché tu parli di questi luoghi che hanno appunto anche uno sfondo autobiografico.
che secondo me in alcuni momenti sono un po' come la metafora della vita, il dolore come metafora della vita, no? Ecco, per come dire, contestualizzare almeno un poco sia il primo sia il secondo romanzo e per invogliare il lettore a iniziare o a proseguire nell'avventura dei tuoi romanzi, che cosa potresti suggerire? Ma l'idea è che e questi due romanzi trattano in qualche maniera una vicenda esterna, una storia che può sembrare ai limiti, borderline, perché nel primo romanzo c'è la storia di un ragazzo con problemi di alcol che va a lavorare in un ospedale pediatrico e che in questo ospedale si ritrova. Nel secondo, questo che è uscito da una settimana, c'è la storia, lo stesso ragazzo, è un salto più indietro nel tempo rispetto alla Casa degli Sguardi, un ragazzo che è disposto a, in qualche maniera, perdersi dentro un ospedale psichiatrico, a vivere una settimana di TSO per in qualche maniera per la volontà di cercarsi e di cercare le risposte totalmente, queste risposte appunto che hanno a che fare con la salvezza e che a lui stanno ferocemente a cuore. E questi due romanzi trattano una vicenda esterna che sembra, ecco, borderline, ai limiti, che in tanti non hanno vissuto, però poi la parabola interna del protagonista è, e mi permetto di dire senza falsa modestia, credo sia la parabola di tantissimi esseri umani, cioè la parabola di chi nasce e sente dentro di sé un istinto che deve soddisfare come ogni altro istinto, e questo istinto è naturalmente lanciato all'inseguimento di un significato che è l'unico elemento dialogante con questo desiderio di salvezza che portiamo nel petto e che è in qualche maniera estensione naturale dell'amore, perché non credo esista essere umano che non abbia mai provato il desiderio, magari in momenti di grande difficoltà, di malattia, come sempre quelli che stiamo vivendo in fondo, ma e che non abbia mai provato il desiderio di salvare ciò che ama. Ecco, e in questi due romanzi c'è l'esperienza umana di un ragazzo diventato uomo che è disposto a vivere questo istinto al significato e questo desiderio di salvezza, è disposto a viverlo ben oltre quel principio di amor proprio che spesso, mi permetto di dire, è un po' quasi un limite rispetto alla ricerca stessa. E quindi a me la cosa che all'inizio sorprendeva di più, che oggi continua a far molto piacere, è sentir dire da persone socialmente, culturalmente, anagraficamente molto distanti da me, che mi dicono: guarda, quello che fa il protagonista io non l'ho mai fatto, ma tutto quello che lo muove da dentro è esattamente quello che muove dentro me. E questo secondo me è il complimento più bello, il motivo per cui la lettura di questi due romanzi ha comunque a che fare con qualcosa che noi non riconosciamo più e che per me continua a essere assolutamente centrale e capitale nella mia vita. Daniele, io non so come ringraziarti, perché questo momento è dovuto anche alla situazione che stiamo vivendo, quindi anche un breve colloquio telefonico via Skype può essere l'occasione di comunicare quello che ci sta più a cuore. E con la speranza, io quello che prima di salutarvi, ecco, con la speranza che io scrivevo poco fa un amico ad Abbiategrasso, scrivevo una cosa che è assolutamente vera e non è piaggeria. Io ormai ho più amici carissimi in Lombardia, in tutto il nord Italia, che nel mio paese di residenza. Quindi la speranza vera è che diventerà molto presto realtà e che queste chiacchierate fatte con tutto quel corredo meraviglioso e carnale che l'essere umano mette appunto a corredo degli incontri, e quindi gli abbracci, le strette di mano, i baci, appunto, che tutto questo
diventi prestissimo da speranza a realtà. Grazie. Allora auguriamo anche ai lettori di poter gustare i due libri, i due romanzi di Daniele che abbiamo illustrato, cioè Tutto chiede salvezza, che è da questi giorni in libreria. A presto, grazie a Daniele e grazie a tutti. Grazie. Buona giornata.